Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mother... Salve a tutti e benvenuti a The Binding of Isaac Rebirth. Finalmente, dopo tutto questo tempo, ho modo di giocarci. Perdonate la voce che vi sembrerà un po' strana, ma sono reduce dal Lucca Comics and Games 2014, una delle esperienze più devastanti di tutta la mia vita. Sono sorpreso di esserne uscito più o meno illeso, ma quando si passa molto tempo fuori casa, nottate, in aeroporto, a dormire sui tavoli e cose del genere, può capitare che venga un po' di mal di gola, quindi la mia voce non è proprio al top. Non ho mai visto questo filmato introduttivo, ma lo posso riguardare sempre con più calma dopo, quindi ci sto parlando sopra. Sono sicuro che non sia un contenuto così essenziale per voi. Alla fine la storia è la stessa. E sto sudando per l'emozione, davvero è qualcosa di fantastico. Mi piacerebbe anche raccontarvi del Lucca Comics e del casino che c'è stato, probabilmente ne avrete sentito parlare se avete amici che ci sono andati e se ci siete stati voi stessi avete un'idea molto più precisa di quello che hanno passato alcuni visitatori. Cazzo, sono tipo le 7, sono le 8 meno un quarto, sono 3 quarti d'ora che sto a premere il pulsante per avviare il gioco, perché lo volevo giocare proprio al minute one e Steam annunciava che sarebbe uscito alle 19 in punto. Probabilmente questo video lo pubblicherò domani. Se avete fatto caso, magari se siete iscritti al mio canale, se vi importa anche un minimo di quello che faccio, avrete notato che negli ultimi giorni non ho pubblicato le solite cose che pubblico. Finito l'introduzione, adesso non ho più scuse per parlare. Comunque, essendo stato a Lucca Comics, non ho più avuto modo di pubblicare niente. Comunque, sto giocando al controller per i motivi che magari saprete già, visto che magari avete già visto la mia video anteprima. Va bene, non tocco nulla, ho toccato giusto il volume della musica e del suono, però sembra tutto a posto. Filter... Ah, questo è per... Ah! Ok, no, lo voglio così. Statistiche... Morti, oggetti, uccisioni, segreti, best trick, va bene, va bene. Va bene, iniziamo. Ok, quindi Isaac, Magdalena, eccetera, eccetera... Questa è la mia primissima partita ovviamente a questo gioco, cioè... Vediamo come si gioca. Ok, gira fluidissimo, probabilmente 60 fotogrammi costanti persino su una carretta come il mio PC, e mi pare anche giusto. Quindi le bombe dovrebbero essere tipo uno dei tasti di sopra. Vabbè, andiamo avanti. Ok, ho già la prima stanza grande, ok. Visto che quel bastardo di Northern Lion ha già pubblicato 2 run, questo perché lui aveva accesso alla beta. Comunque è un po' strano giocare col controller, ma penso proprio di potermici abituare. Che cosa abbiamo trovato? You feel stamped. Pestone dell'unicorno. Vediamo con cosa si userà. Questo. Ok, non ho capito cosa ha fatto, ma pazienza. Veramente non so cosa dire, sono veramente presissimo al pensiero che sto giocando a The Binding of Isaac Rebirth, che questo che sto guardando non è un video, sono io. Hype, ve l'ho detto.
Mi chiedo se si possano spostare i blocchi. Non penso, perché non è propriamente tipico di Isaac. Quel jump lì è una cartuccia del primo Super Mario Bros. Qualora voi siate così ignoranti da non saperlo. E non lo possiamo raggiungere, probabilmente ci vuole. Cioè, è dedicato esclusivamente al volo. Ok. Buona cosa che io non abbia sprecato la bomba. Queste maschere camminano in cerchi. La bomba la userò molto volentieri lì, ma prima voglio esplorare un po' meglio il piano. Ok, questo è un nemico nuovo. Niente di preoccupante. Sì, è la bomba la piazzo qui. Vediamo il tasto qual è. Quale può essere il tasto per le bombe? Questo. Ok, trovato. Ottimo. Ah, non ci ho guadagnato una bomba. Non lo so, è troppo bello sta cosa. Il boss nuovo. Potrebbe essere la mia morte. Non so quante run registro. Ne vorrei registrare almeno. Ok. Cioè, ne vorrei registrare una, però. Magari durerà così poco che riterrò meglio registrarne due. Devo dire che giocare col controller è ottimo. Cioè, considerando che è la prima volta che gioco a un gioco che dove con la tastiera ero skillatissimo. Dico ero perché sono decisamente fuori allenamento, per ovvie ragioni. Cioè no, non così ovvio, avrei potuto lasciarmi fottere dall'hype e magari scaricarmi la community remix mod per. Cioè, no, però perdere dal primo boss non va bene. Cioè, non credo che ci arrivo però. Mi ha già colpito un paio di volte. Sì, dico, mi ci vedo ad abituarmici col controller, nonostante. Nonostante io sia un purista della tastiera per quanto riguarda il The Binding of Isaac originale, forse devo provare con i tasti. Che bello, Cat of Ninetales. Ah, aumenta pure i danni stavolta, vedete? Hanno migliorato uno degli oggetti considerati più brutti. Ok, vediamo di recuperare un pochettino di vita, in effetti. Sono tentato di cercare la stanza segreta, ma non saprei proprio dove. Allora, io posso sparare con l'analogico destro, però viene molto meglio probabilmente a usare i tasti A, B, X, Y. Ok, abbiamo finito comunque il primo piano. Madonna, non ci posso credere. Basement 2. Ok, quella è una stanza del coso, sì. Ok, questi cosi li avevo visti nei video. Non è. Ma lì c'era una cosa da. Ok. Dobbiamo ritornare in quella stanza. L'aumento del danno comunque è palese. Cioè, one shottiamo le mosche. Le mosche quelle aggressive. Ah! Ripeto, non mi sentirete di certo molto in forma. Ok, sono in una stanza grossa. Dal sonoro si può benissimo notare che quella roba che vi avevo detto della colonna sonora dinamica, perché in questa stanza possiamo sentire molti più strumenti rispetto a quanti ce n'erano prima che ci entrassi, e questo è da attribuirsi al fatto che ci sono. Che ci sono molti nemici. Comunque, quello era un campione rosso e invece di morire si è trasformato, cioè ha cambiato forma. Vediamo allora. Questa è una roccia tinta. Qual era il ta. Ok, cazzo. Questo è stato inaspettatamente ottimo perché ho trovato per puro caso la stanza segreta. Chissà se c'è una nuova generazione delle stanze segrete. Non lo so, non lo voglio sapere. Per il momento sono. Sto giocando proprio. Non ho voluto neanche guardare la prima run di Northern Lion, nonostante la curiosità fosse estrema. Voglio fare il più blind possibile, perlomeno adesso. Poi non so quanto registrerò di questo gioco perché. Cioè,
cioè, mi piacerebbe veramente registrarlo, ma registrare per una persona come me è una cosa abbastanza impegnativa. Devo essere dell'umore giusto. Cioè, devo essere anche nelle condizioni fisiche per farlo. Non devo essere morto di sonno e non deve essere nemmeno l'orario a cui io solitamente gioco, ossia la notte. Quindi non so quanto posso registrare e non posso fare come The Walking Dead, che aspetto l'occasione di registrare per andare avanti. Io questo gioco lo spacco. Questo gioco sarà, cioè, sarà il mio trastullo per parecchio tempo probabilmente. Ho preso quel proiettile lì che ero convinto che non mi avrebbe colpito. Devo stare attento perché c'è un po' di prospettiva che... cioè, la prospettiva mi... ok, mi frega un pochino, però qui hanno messo... in realtà è anche più facile, perché c'è... ho visto che le ombre sono più precise. Abbiamo battuto mostro, che è un mostro... sì, che è un boss che già conoscevamo nel vecchio, e abbiamo ottenuto un oggetto che già esisteva, ossia il fungo. Qui abbiamo Satana. E quello sembra essere Brimstone e il Book of Belial. Quindi apriamo questo coso per avere due troll bomb completamente inutili. Che figo Satana comunque. E non vedo alcuna ragione per non prendere la... ah! Ah! Non è la Brimstone, è un famiglio con il potere del Brimstone. Allora, io non prendo il Book of Belial perché non ho abbastanza HP. L'avrei preso se questa fosse... cioè, se avessi preso il Brimstone, ma non è questo il caso. Non so lì cosa ci sia. Ok, no. Sì. E più che altro volevo riuscire a capire a che serve l'oggetto che sto utilizzando in questo... che è il mio oggetto attivo. Cioè, insomma... cazzo. Ho sbagliato tasto. Sembra che l'unica cosa che faccia sia rendermi invulnerabile. È tipo un unicorno che però non... ok. Questa cosa non mi piace. Cioè, io sono entrato qui e come lo spengo questo fuoco? Posso provare a... ok. Ok. Ok, no. Ho imparato qualcosa di nuovo. Se vuoi attraversare il fuoco blu, devi attraversare... cazzo. Idiota. È rimasta aperta la stanza segreta. Questa non me l'aspettavo. Ok, la vita la abbiamo. Abbiamo una sola chiave. Quello non so se sia un negozio, quindi non la vorrei sprecare. Anche se è facile che la sprechi, perché probabilmente morirò da un momento all'altro. Cioè, sarò spesso completamente impreparato. Comunque, abbiamo finito il primo capitolo.